Buonasera. Gli amici qui presenti, durante il comizio della lista numero 1 ci hanno riferito che il sindaco uscente ci ha ubriacati di milioni di euro. Forse questo è già il frutto dell'incarico agli esperti ingegneri che ha dato 8 giorni fa. Già sono pronti i milioni per le opere pubbliche per Itala. Quello che non ha fatto in 20 anni, in 30 anni, li voleva fare ora, in 24 ore. Si è sbizzarrito pure. Forse era meglio che si dedicava qualche po' di tempo nella redazione e nel controllo del bilancio comunale. Invece la sua preoccupazione è sempre quella, l'indennità di carica. Si è preoccupato di dirci che ha preso solo 15.000 euro. Io e tutti gli amici qua della lista penso che possiamo affermare che, in considerazione anche che le casse comunali non lo consentono, e qualora migliorino, come il nostro augurio, sicuramente rinuncerò all'indennità di carica, qualsiasi sia il ruolo che voi mi darete il modo che io faccia. Qualsiasi tipo di indennità, rinuncio ad ogni cosa. Caro collega Giovanni Feudale, quando parlate, visto che sono quello che faccio gli appunti, te ne debbo fare uno anche a te questa sera. Ti sei dimenticato di precisare che quella che doveva essere l'impresa della permuta era la stessa dei 450.000 euro. Era la stessa. Sarà una coincidenza. La stessa. Questo qua. Non so se dovrei ancora, dico, controbattere in qualche cosa. Anche qua si parlava di mancanza di confronto. Noi, assieme al nostro candidato principale Nino Crisafulli, avremmo delle difficoltà a confrontarci con il sindaco uscente Miceli e con i suoi collaboratori. Io vi dico, cari concittadini, che in 5 anni di onesto contributo in fase di consiglio comunale, con il ruolo della minoranza, il sindaco uscente non ha mai avuto l'idea di un confronto, non ha mai voluto accettare nessun tipo di consiglio da parte nostra, non ha mai indietreggiato ad un centimetro sulle sue posizioni. Non si è degnato in 5 anni quello che era, se non altro, un obbligo morale di relazionare al Consiglio Comunale e a tutti i cittadini di Itala su quello che era la sua opera. Non si è degnato di farlo, perché, e ora ci chiede il confronto. D'altronde, cari concittadini, si può pure capire che cosa ci doveva relazionare in Consiglio Comunale ogni anno, che cosa doveva dire, se in 5 anni, l'altra sera, Itala Marina finalmente ha incominciato a dire quelle che erano le sue opere. E non ve le voglio ripetere, perché già le ho dette a Itala Marina un'ora fa. La strada provinciale, che l'ha fatta la provincia e non lui. Lui dice che si è interessato, andò al ministero addirittura, a Roma. Poi ha espresso, mi ripeto, ha espresso con un grande interessamento, tramite il dottore direttore generale dell'ANAS, dottore Ciuci, che conosce di nome, si è interessato per l'asfalto della statale 114.
È talmente... La battuta ora non è nuova, ma ridiamo lo stesso, vista la situazione in cui siamo. Non solo hanno asfaltato i dalla Marina, in parte, ma la logica ci dice che poi hanno continuato pure ad Alì e Roccalomera, perché è stato tanto il suo interessamento che l'ANAS si sono confusi e hanno continuato ad asfaltare fino a Roccalomera. Non voglio rubare molto tempo al nostro candidato sindaco Nino Crisafulli. Cari concittadini, siamo giunti questa sera alla chiusura di questa campagna elettorale, che ci vede quali candidati della lista numero 2 Uniti per il Futuro di Tala a sostegno della candidatura a sindaco di Nino Crisafulli. Come ha avuto modo di dire nel comizio di poco fa dalla Marina, ribadisco che si chiude la campagna elettorale, ma con il vostro consenso, che si preannuncia massiccio del 6 e 7 maggio, tutti insieme, sindaco, assessori, consiglieri e cittadini tutti, andremo ad amministrare Tala per il prossimo quinquennio. L'obiettivo è quello di progettare e costruire un futuro possibile per Tala. Siamo consapevoli che qualsiasi sforzo di ideazione è sterile se non è supportato da donne e uomini dotati di umiltà, professionalità, intelligenza, voglia di lavorare, ma soprattutto di spirito di squadra, indispensabile per affrontare e risolvere i gravi problemi in cui versa il Comune, causati da 5 anni di amministrazione dissennata, inconcludente, che hanno ridotto Tala a Cenerentola della Riviera Ionica. Questa sera, per non fare sobbalzare un'altra volta il nostro povero padre Cacciola, immagino che alludeva a questo, Carmine, mi faccio ben cura a non fare frasi in latino. A Marina. Il nostro candidato sindaco Nino Crisafulli non ha perso occasione, anche durante questa campagna elettorale, per esporre il nostro modo di agire e di intendere l'azione amministrativa. Mi riferisco alla necessità, più volte ribadita, di preparare bene le pratiche, di curarle nella forma e negli adempimenti correlati, nella necessità di seguirle passo passo. Se ti prendo 5 minuti, Nino, parlo io, insomma. Nel confronto continuo con i funzionari e burocrati addetti al vaglio delle varie proposte. Quindi, piano triennale delle opere pubbliche, riferito alle effettive esigenze infrastrutturali, per trovare la soluzione alle problematiche specifiche. Questo ruolo nell'amministrazione uscente, anche per evidente incapacità amministrativa del sindaco, è stato svolto dagli esperti succedutisi al comune a carico delle floride casse comunali. Ma di fronte a tale incapacità amministrativa ed a tale spregiudicatezza, il loro apporto è stato inutile e ne è lampante dimostrazione il grave stato economico finanziario in cui versa il comune, sull'orlo del dissesto finanziario. Testimone, oltre che gli innumerevoli creditori, anche tutti i dipendenti comunali che non hanno percepito lo stipendio d'aprile e ci sono cattive previsioni per quelli successivi. Il sindaco uscente ed i candidati del suo schieramento di sostegno, eccezione fatta per alcuni new entry che intelligentemente non hanno seguito questa linea, sin dall'inizio di questa campagna elettorale, anziché presentare un bilancio di quanto realizzato in questi 5 anni di amministrazione, delle iniziative intraprese, dei progetti ancora in itinere, sempre che ce ne siano, ma questa sera l'avevo scritto prima, abbiamo capito che i progetti ci sono, anzi quasi saranno finanziati. In un clima di autoesaltazione, da setta parareligiosa, nei loro comizi ridicoli e privi di contenuto, però pieni di livore, hanno cercato di alimentare tensioni e tra bugie, meschinità e vergognose calunnie
non hanno mai tralasciato l'arma dell'insulto nei nostri confronti, soprattutto perché abbiamo osato contrastare il passo a questo grande amministratore che nella gestione dell'ente ha dimostrato solo malafede ed incapacità. Sindaco uscente, il tuo modo di amministrare è stato deludente e fallimentare. Itala e gli italesi sono umiliati da continui pignoramenti, privi di qualsiasi servizio. Le strade sporche e intransitabili sono evidenza dei fatti e di dominio pubblico. La gente di Itala, terra di nobili tradizioni, a cui tutti abbiamo dato, ti aveva chiesto poco e nemmeno questo poco le è stato dato. Anzi, non hai realizzato un bel niente ed il comune è diventato l'ultimo paese della Riviera Ionica. Ironia della sorte, il sindaco uscente in questa competizione elettorale, spudoratamente e senza alcun ritegno, continua a parlare di efficienza amministrativa, di trasparenza, di sana e corretta amministrazione. Questa, mi sono dimenticato di sottolineare questa parola trasparente, perché quando lui vuole fare sapere qualche cosa lascia le carte sul tavolo. Determine di concessione di case popolari, cambiamenti di appartamenti più grandi, questa è ferma sul tavolo, non l'ha potuto firmare perché non ha avuto tempo. Solo chi versa in uno stato confusionale, mi collego a quanto asserito dal nostro candidato sindaco nel comizio di Itala Marina, se non è in malafede può fare tale affermazione. La verità è una: per il sindaco uscente il comune di Itala è ormai diventato un suo feudo personale, gestito a suo uso e consumo. La popolazione di Itala è stanca del tuo modo di amministrare e per tale motivo meriti di essere cacciato. Tutti noi, con il testanino Crisafulli, siamo soddisfatti di questa campagna elettorale. Soddisfatti per quello che siamo riusciti a comunicarvi circa i nostri progetti, i nostri propositi, ma soddisfatti soprattutto dei consigli e delle indicazioni che ci avete trasmesso e continuerete a trasmetterci dopo il 7 maggio. Siamo felici per l'entusiasmo che ha coinvolto la maggioranza degli italesi e perciò confidiamo, grazie al vostro consenso, di poter amministrare dignitosamente ed onestamente Itala per i prossimi 5 anni. Abbiamo concluso la campagna elettorale, ci affidiamo fiduciosi a voi. Il nostro sogno è quello di far rinascere Itala ed è nelle vostre mani, e se la maggioranza degli italesi avrà lo stesso sogno e la penserà come noi, allora tutti i nostri sogni diventeranno realtà. Per il bene di Itala e di tutti gli italesi, domenica 6 e lunedì 7 maggio votate la lista numero 2, Uniti per il futuro di Itala, ed il candidato sindaco Nino Crisafulli. Grazie.